centro, mentre era in trasferta, insomma, ci voleva anche per rasserenare un po' dopo alcune polemiche premature. Sì, sì, va bene. Credo che siamo andati a Pescara a giocarci la partita, come facciamo sempre. Abbiamo vinto, quindi molto contento perché ci voleva un momento. Hai visto una casa migliore, insomma, sta meglio, no? L'ho detto anche il ministro tante volte, piano piano riusciremo ad arrivare al nostro, diciamo, nostro livello, che all'inizio si fa fatica normale, dopo un ritiro lungo e tante corse, no? Adesso le gambe stanno rispondendo bene e niente, speriamo di continuare così. Stavanda ancora la difesa in battuta, come hai detto ovviamente, mister e il merito di tutti, credo, non solo del difensore, credo che portieri, anche ci sono capisci attaccanti, credo che stiamo facendo un bel lavoro e speriamo di continuare così perché si lavora per quello, no? Per cercare di prendere gol e fare dei bei risultati. E dove arriva il match contro Siena, insomma, ovviamente è la giornata clou, no? È la partita clou di questa giornata di campionato. È una partita molto importante, è una squadra che, come noi, credo che è l'obiettivo di salire in Serie A, non credo che sarà anche loro l'obiettivo, no? Però tranquillo, andiamo là, come detto prima, fare la nostra partita, lo facciamo sempre con tutte le gare, quindi aspettare di star bene e giocarci a noi. Avete il vantaggio forse di conoscere un po' il tipo di gioco che vuole contro e quindi potreste prevenirlo. Sì, sì, devo parlare credo del mister di questo sistema qua, no? Però noi lo conosciamo bene, no? Quindi sappiamo come forse giocano, l'obiettivo del gioco, lavorare questa settimana per cercare di togliere dei passaggi filtrati per quello che lavora lì, sono conti. Senti, le palle inattive erano un po' il vostro talone d'Achille inizialmente, poi da Pescara sembrano essere diventate il vostro punto di forza. Avete lavorato bene, insomma? Sì, sì. Si è visto che tutte le settimane si lavora sulla palla inattiva, no? Abbiamo avuto qualche problemino, ma il problemino è risolto, credo. Anche il Pescara non ha avuto tante palle inattive, non abbiamo fatto tanti falli vicino all'area dei rigori, quindi niente, come ho detto prima, piano piano le gambe rispondono, le idee sono più chiare e niente, si vedrà poi un'alternanza, diciamo, come quella che avevo visto. Dopo una stagione piuttosto sfortunata per te, con tanti infortuni che hanno un po' bloccato, sei tornato finalmente a disposizione a formare la coppia col tuo inossidabile amico Taramo e Manfredini. Immagino una sofferenza per poi l'anno scorso non poter dare una mano alla squadra. Sì, veramente gli ultimi 2 mesi dell'anno scorso è stato durissimo perché un infortunio sembrava semplice, dopo non voglio entrare in polemiche, ma l'hanno fatto diventare differente, no? E quindi sono rimasto fuori 2 mesi. Niente, quest'anno ho lavorato bene, ho fatto un bel lavoro, un bel ritiro, ho avuto solo una settimana un po' da chat, no? Che mi ha tenuto fuori le prime partite, però niente grave, solo per il lavoro che stavo facendo. Adesso sto bene, mi sento bene, spero di rimanere così, cercare di fare i minuti quello che mi piace. Nel frattempo è arrivato un nuovo allenatore, come va con Mister Conto? Tu che hai già avuto l'esperienza? Sì, sì, l'ho già avuto, conoscevo già, quindi niente. Molto contento, lui mi conosce, sa cosa, come gioco e niente, lui cercherà di esprimere il meglio di me. Senti, adesso arriva a Siena una partita con tutte le altre, sia per la caratura dell'avversario che per tutte le ragioni che sappiamo. Lo spogliatoio come si vedrà questa partita? Bene, bene, calmi, tranquilli, pensando solo a Siena, alla trasferta di Siena, quindi come ho detto prima, cercare di fare il meglio per affrontare il momento della cosa. E questo Siena, come lo vedi davanti, sembra messo abbastanza bene, cioè, per voi sarà un compito difficile? È una buona squadra, molto buona, anche noi siamo buoni però, quindi sarà una bella partita, spero che piaccia alla gente questa partita e spero anche per portare la vittoria a casa. Siete una squadra molto buona, diciamo anche voi, quindi avete un po' l'obbligo, diciamo, di vincere quest'anno, comunque di cercare di salire a tutti i costi. Questo può essere anche un po' un problema per voi durante l'anno? No, guarda, andiamo tranquilli, partita a partita, l'obiettivo lo sappiamo tutti, tornare a insegnare il più presto possibile.
così, lavorando partita a partita, niente, è umile, quello che sì, sì, si è vinto. Senti, volendo fare una percentuale, ci sono vittorie in questo momento, appunto siamo, insomma? Guarda, mi sento bene, molto bene. Parlavo con il mister anche un mesetto fa, che lui non mi vedeva ancora bene, avevo ragione, anch'io lo pensavo, quindi adesso mi sento bene, molto bene, non so se al 100%, ma mi sento molto bene fisicamente, però le partite sono quelle che danno la fiducia totale e il ritmo del gioco, quindi giocando arriverò il più presto possibile, credo, perché non manca quasi niente.